Ehi, la ciurma! Benvenuti in questo nuovissimo video sostitutivo, diciamo un po' un video tappabuchi, vediamo cosa fare. Credo andrà a sostituire Magic perché ancora non ho trovato un mazzo ideale per battere l'ultimo boss e quindi adesso vedrò un attimo come cavarmela. Siamo qui di nuovo con le nostre care 5, erano, dove è andata? È andata qua via. Ah, eccola, ciao. Coronis, ciao Coronis. Questa è, non guardo, è Chloe. Sì, quella è Kartika. Quella è lei. Io la heal. E quella è Vixen. 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 A me viene semplicemente Dixan. Siamo qua per fare una missione che non so che missione sia. Perché mi dice: trova Kesha al santuario di Periite. Ed era in un punto della mappa che non sapevo ci fosse niente. Ho detto, bah, andiamo a fare un salto là, così ho anche trovato delle cose interessanti. E quindi facciamo un salto, vediamo cosa ci dice. Ah, ecco, abbiamo trovato questo cache. Chi è questo cache? Ah, sei in viaggio? No, sei forse in pellegrinaggio. Sei qui per comunicare con Periite, maestro e signore del degrado? Sì, sono qui per questo. O sono qui per rubare Sì? una pergamena in posizione delle mani? Leggiamo il gioco del comprare. Ecco, mi è aumentato l'oratorio. Non la passerai liscia! Che è successo? Ti serve qualcosa? Parlami di Periite, non so chi È sia. il pus nella ferita. La gente per bene storce il naso, ma è il pus ad assorbire i fluidi malati e a sanare il sangue. Venero Periite. Sì, perché a volte il mondo può essere purificato solo con la malattia. Che tu Ascoltiamo un possa attimo. camminare. Devo mettere nelle impostazioni i sottotitoli. No, andiamo su impostazioni audio force, no. Sottotitoli dialoghi e sottotitoli generali, andiamo, così almeno. Sabbie calde. Ehi. Come posso assisterti? Posso entrare? No, aspetta, non voglio Va entrare bene in allora. comunione con Periite prima, voglio prima vedere che cosa. Ci sono dei soldi qua dentro, c'è niente. Raccogliamo delle colonie sanguinate, prendiamo un teschio di troll che non fa mai male. Ma che posto deve andare a prendersi? Come... Ma che santuario è questo? Scusa un attimo. Yolail. Sì! Ci ho preso! Ragazzi! Ruba, gem, radice, canina. Ah, forse gli avevo rubato il libro, per quello si era incavolato. Uso un laboratorio di alchimia, ma io non voglio fare l'alchimista. Vediamo se c'è più che altro qualcosa da rubare di interessante. Borseggia Cash in Lindo. C'è un bastone degli zombie e non mi piace. A 0% figurati. Il gioco del compra. Ah, vedi che me l'ha ripreso. Posso rubarglielo? Non mi conviene, poi devo ricaricare il salvataggio se mi schiamo. Allora, vediamo. Possiamo provare a entrare in comunione con Periite? Non tutti hanno lo stomaco necessario per intrattenere il mio signore, ma Cash piaci. Per Ah. noi che lo accogliamo c'è un modo di contattarlo. Se desideri comunicare con lui, ci servirà l'incenso. Parlami di questo Sì, incenso. l'incenso. Procurami una campanula mortale. Un lingotto d'argento, un rubino perfetto e della polvere di vampiro. Dopodiché ti mostrerò come. Senti, io la campanula mortale dovrei anche avercela, forse ho anche un lingotto d'argento, ma un rubino non credo. Aspetta, il lingotto d'argento ce l'ho? Non ho guardato. Sì, il lingotto d'argento ce l'ho. Non mi Serve spingere! qualcosa? Mannaggia! Poco lo faccio, dov'è Vixen? Vixen, eccoti. Allora, open your backpack. Allora, vediamo un attimo se tu hai delle campanule mortali. Sì. Però... Però non hai dei rubini, vero? No. Niente rubini. Poi cosa vuole di altro? Vuole una roba strana anche.
della polvere di vampiro. Ce l'abbiamo la polvere di vampiro? Forse no, eh. Forse ne abbiamo una a casa, ma non mi ricordo. Guardiamo qua. Ectoplasma, pop, polvere di vampiro non ne abbiamo. Qua ne ho io in alimentario per caso. Esci, guardiamo se abbiamo delle Vixen, tu che non mi aiuti mai. Polvere di vampiro. No, non abbiamo dal polvere di vampiro, quindi direi che viene tutto rimandato, signor Cash Lindo, ci vediamo in un secondo momento, dai. Andiamo via qua che varie. Ma sapete cosa possiamo fare? Possiamo invece andare a fare un salto a Solitude, visto che ci manca anche qualche amichetta da trovare, oppure andare a Markarth. Che ne dici? Possiamo andare alla Pietra dell'Amante? No. Facciamo un viaggio a piedi fino a Markarth. Ma è un po' lontano forse Markarth da qua. No, ci conviene andare a Solitude, così almeno recuperiamo il cavallo che ho perso. Aspetta, no, vediamo un attimo se. Vediamo un attimo se per caso riappare. Io fischio. Sembra un uccello quando fischia. Sente qualche galoppare? No, l'ho perso troppo lontano il cavallo. Dove l'ho lasciato lontano. Allora facciamo fare un viaggio veloce a Solitude. Andiamo a trovare la tizia allegra là. Ah, Ayola Hill, non lo so se l'avete visto, ma avevo cambiato il costume. Ne ho creato uno io con la mod Terra Armor. Che non è niente male come mod, secondo me è la migliore mod di armature, perché davvero ne ha un sacco di carine. Adesso ho la forgia anche a livello abbastanza basso, quindi dovrei. Aspetta che rinfodero le Non armi. ti muovere. Sono sempre qui. Sì, ma invece ha detto non ti muovere. Vabbè, lol. Essere vecchi Devo non è trovare una poi specie di così santuario. Io non mi facile. ricordo mai, in Solitude non ci sto praticamente mai. È una delle città che ho esplorato di meno. Perché mi è sempre fatto abbastanza schifo se non per la città quella grande, cioè per la casa quella grande. Raccogliamo la bella donna. Poi dovremmo farci anche la fattoria, che quella non è niente male. Qua c'è qualcosa da raccogliere. Dei porri. Ma coltivano porri e patate così in città con tutto l'inquinamento che c'è. Cos'è che c'è qua? No. Però ci deve essere un santuario da qualche parte. Sala dei morti. Ecco, magari i morti no, eh. Tu aiuti la gente. È così che ti guadagni da vivere, no? Mi aiuterai dunque? Sei un po' brutto, Vi però posso prego, aiutarti. abbiate pietà di un vecchio pazzo. Ah, hai bisogno di un pezzo d'oro, Oh, vabbè. Tieni. grazie. Che i divini ti benedicano. Tieni. Arrivederci allora. Arrivederci. Qua c'è un sacco di legno, ma non c'è solo la sala dei morti? Che storia è mai questa? C'è tutto questo edificio qua solo per una sala dei morti? Allora, qua c'è la I casa divini con ti l'Accademia dei assicurano Bard il loro passerello vicino. attraverso questo regno. Saremo noi perché li uniremo. Prudespire Manor. Sì, infatti, però non l'ho ancora comprata perché sono ancora un po' poverino. Alla casa di Vittoria Vici c'è qua. Insomma, voi non potreste aiutarmi a trovare la vostra sorella? Che avete lasciato qua? Le riunirò le sorelle. Advar House. Casa di. Ma magari dalle parti del. Questa è l'Accademia dei Sarà Bardi, perché sì. dipendono così tanto da voi. Sì, mi ricordo perché l'ho fatta Lady nella Ezra dice questa che la dei mia bardi con amicizia l'altra con la partita. sorella Un'altra sua partita, questo non è il mio però sono salvataggio veramente principale. devastata. Ho iniziato una nuova partita per vedere un po' di mod, diciamo. Prima avevo un computer un pochettino più scrauso e allora. E allora non avevo messo nessuna mod perché Skyrim non è recente, ma è abbastanza pesante come gioco per l'età che ha, diciamo. Palazzo Blu, nuova scoperta. Sì, ma qua c'è solo il Palazzo Blu, non c'è il. Forse dobbiamo andare invece nella parte alta. Questo vestito è abbastanza carino. L'unica cosa che non mi piace molto è questo tatuaggio che c'è Ci qua siamo su questa fermati, coscia. perché? Con questa rosa. Anche perché questa roba quasi a fiori. Però sta riprendendo un'armatura di Tera, probabilmente. Quindi. Andiamo. Quell'armatura è fatta così. Io non so come fa a reggerle un seno così semplicemente. Vabbè. Non ho Ha dei molto da segni fare. autoreggenti, Cosa hai bisogno? probabilmente. Ma non ho bisogno di niente. L'unico. Il problema dei sottotitoli è che ti appare sempre tanto di colore. Porco miseria. Salve, guardia. Salve. Non voglio fare niente di Yala House. No, stavo solo Sentito che guardando se stanno era. No. affondando i Dawnguard.
I Dawnguard, Tu mi devi sì, lo dire di so, fare ma altrettanto io forte per non l'ho cercare ancora di fatta la quest dei sopravvivere Dawnguard qui. e la farò in seguito. Tra l'altro non l'ho mai fatta quella perché prima non avevo i DLC. Quindi sarà anche interessante. Qualcuno di voi ha mai giocato a Skyrim con i DLC? Ho preso la Legendary Edition, quindi ce li ho abbastanza tutti, però. Questo forse è un santuario, no, la torre dell'imperatore di Castle Dower. Qua, anche se non sarà il Castle Dower. Ma dove sarà il... Non era da dove siamo entrati? No, siamo entrati di là. Là si esce sulla cosa principale. Vediamo un po' cosa c'è di qua. Ah, qua c'è dove si sposano, che devi poi ucciderli per la cosa degli assassini. Ah, Tempio dei Divini, sì, sarà qua. Sarà qua perché sono sempre nei templi o comunque nei santuari dei vari dei, queste tizie. Le sorelle di Kartika, per intenderci. Quindi sarà da queste parti, suppongo. Di cosa hai bisogno, Ah, dolcezza? no, non era Kartika. Stavo scherzando, non sono le sorelle di Vixen che sono da queste parti. Sono davvero Comunque, felice di rivederti. ma mi hai appena visto adesso. L'unico Serve problema è qualcosa? che quando Ci trovi appaiono qua qualcosa? sono scalze. Fai Dovrei. C'è strada. una forgia da queste parti, ma non so se. Aspetta, innanzitutto dovrei. Ti metto il backpack. No, è meglio di no, perché se le Muoviamoci dico di dunque. mettere il backpack. Dovrei Ricordaci qual è metterla l'incubo. nuda. Se no mi contestano il video. Quando ci sei tu è una bella giornata. Quindi niente, non denudiamo persone per questo giro. Però quella tizia è un altro arciere, no? Naturalmente sono tutte arcieri, ste donne qua. Com'è che si chiami? Ti chiami, scusa? Ah, Eliza. Eliza, sei più alta di lei. Lei c'ha pure i tacchi ed è più bassa di te, ma porca miseria, guarda. Ci Cioè, siamo fermati, perché? perché ti stavo guardando le gambe. E boh, niente, trovo che lei sia più alta, ma siccome modello si è proprio più alta, perché anche Kartika, vedi, è più bassa di lei. E anche Coronis, se sono di modello più basso, sono di fabbricazione un po' più bassa. Ma lei invece anche lei non è più alta di. Mi sembrano alte uguali adesso. Sarà un'illusione. Ah, tra l'altro avevo anche delle lanterne, devo dare le lanterne anche alle altre. Dovrei avercele nell'inventario da qualche parte, ma tanti casini, insomma. Allora, quindi prendiamo quella, prendiamo l'altra ragazza che dovrebbe essere Markarth, facciamo un viaggio veloce dove eravamo prima. Che dite? Ma là è poi con il. Là sarei poi con il cavallo, è un po' un casino con il cavallo da quella zona là. Perché non va più in là? Ah no, perché non può andare più in là. Papero, cosa facciamo? Andiamo comunque al santuario di Periite con il cavallo. Rischiamo di ucciderlo. Beh, ci facciamo due risate se muore. Che dite? Abbiamo il viaggio veloce a Markarth per qualcosa? No, perché c'è la casa a Markarth, ma non c'è nessuna gilda o balle varie. Quindi, a parte la casa, non abbiamo il viaggio veloce. Sto parlando della mod Dovahkiin Warhouse and Dortory, com'è che si chiama? And Bedroom, forse si chiama così. Oh, non mi morire. Dobbiamo andare in. È sempre epico quando convocano i loro cavalli. Yeah! Fa più, Pryte! Sarai pure una divinità, ma noi adesso ci andiamo a uccidere giù per i precipizi. Ecco, andiamoci magari calma. Mettiamo un indicatore sulla mappa, punto primo, per sapere da che parte dobbiamo andare. Dobbiamo andare in qua. Non è ancora scoperto, piazzare l'indicatore? Sì. Ok. Allora, dobbiamo andare di là, però ci conviene scendere, che di qua dovrebbe esserci più la strada. Adesso, quanto ci scommettete che loro si uccidono tutti i cavalli?
Ok, qua siamo già scesi. Uè, stacca almeno. Ma porca pupazza! Vaffanbrodo! Perché mi lasciate solo? Porca pupazza! No, era con i tre. Ma dove sono andate loro? Vabbè. Adesso faremo più attenzione a non perdercele troppo e non lanciarci addosso degli orsi se siamo di livello 17. Cioè, sono proprio imbarazzato. Ma no, mi ero... Vabbè. Mappa, andiamo a... Periite, dov'è che era? Ah, era qua. Sì. Poi ho sbagliato anche tasto, era il 3 che avevo la cura, non sul 4. Questa è un'altra mod. Però questo secondo me è troppo utile. È la Sky... User interface, mi pare che si chiami. Perché, cioè, il fatto di avere le armi comode come, diciamo, pulsante rapido, oltre ai preferiti, diciamo, cioè, proprio come pulsante rapido, è tutta un'altra cosa. Non ci siamo uccisi il cavallo, ma ci siamo fatti uccidere come dei pivelli da un... Dov'è il cavallo? Ciao, cavallo di mezze teste. Adesso restiamo qua. Yeah! Fa più per Riot! Noi siamo con i cavalli di nuovo all'attacco! Cioè di nuovo, lei in realtà non lo sa che è un di nuovo, cioè nessuno lo sa se ormai. Non ditelo a nessuno! Deve restare il nostro segreto. Allora, noi sappiamo già là che c'è un... No, poi potrebbe non esserci l'orso, però... C'è Vixen e... Appaiono così, là ci sono dei cavalli senza nessuno... Vabbè. GG. Ma... Boh. C'è tutta nebbia qua. Ah no, c'è ancora l'orso, lol. Help me, Plox. Brava, io la heal. Dov'è? Qua sotto? Dove è andato? Credi che abbia paura di te? Dove è andato? Oddio. Ma scendi da cavallo. Brava Kartika. Perfetto, direi che possiamo continuare il nostro viaggetto. Cavallo. Ah, eccolo. Adesso si ammazza, non ti ammazzare! No, ok, non si è ammazzato. Meglio. Ciao, Vixen. No, forse... No, è Vixen o non è Vixen? Sì, è Vixen. No, volevo vedere se aveva le scarpette oppure no. Ma qua è... Oh, porca pupazza! Ne occupate voi o cosa? Siamo a Ponte del Drago qua o dove siamo?
Ah no, è una nuova città che non conoscevamo. Kartvasten. Oh, mi scrive Marco 88. Rispondiamo subito. E ti risp. Tra poco sei in diretta. Ok. Tanto sono 20 minuti, però noi dovevamo arrivare a Markarth. Dove siamo adesso? Siamo lontanissimi, Markarth qua. Pupazza, cosa c'è qua? Dai, vediamo cosa c'è qua. Facciamo qualche uccisione di gallina. Ma il lupo che fine ha fatto, tra l'altro? Dove è andato? Ma la smettete di parlare di belle stupide. A dei lupi? Scendi da sto cavallo! Porco, ho capito che sei uscita. You seem to be stuck on the horse. Ecco. Scendi da sto. Ma state che. Calme! Porca miseria! Capisco che smaniate per me, ma. Baracca del minatore. Casa di Enmon, ma perché è notte qua ora? Vaffanbrodo, vediamo se uccidiamo una gallina, cosa succede? Salone di. Tutto chiuso, chi c'è qua? Voglio che Oddio. voi mercenari ve ne andiate dalla mia miniera. Fa attenzione a come parli, nativo. Ce ne andremo quando saremo sicuri che non ci sono rinnegati qui. Ah, sentiamo, quando succederà? Quando venderò la mia terra ai Sangue Argento? I Sangue Argento ti hanno fatto un'offerta molto generosa per questo mucchio di rifiuti. Ti suggerisco di accettarla. Io ti suggerisco di morire. Sono uno dei pochi figli del. Sono alle prese con un furto. I Sangue Argento stanno. Prima i rinnegati attaccano le miniere, e poi all'improvviso arrivano questi mercenari ad aiutarli. Non ci permetteranno di lavorare finché non. Puoi provarci, ma ti consiglio di tenere pronta la tua spada se le cose dovessero mettersi male. Perfetto. Sono solo quattro, noi La siamo in miniera sei. è chiusa. Sparisci. Aiutare Ainetach, eh? Dammi un motivo valido per non pugnalarti all'istante. Proviamo con l'oratoria? Trattare con della plebaglia non sarebbe salutare per la mia borsa. D'accordo, ce ne andiamo. Oratoria over 9000! Cioè, gli ho semplicemente detto: scusa, è meglio che tu te ne vada. E lui ha visto la mia ragazza e ha detto: ok, me ne vado. Sentiremo parlare ancora dei Sangue Argento, ma almeno ora possiamo tornare al lavoro. Se hai Grazie, bisogno, hai chiamami. reso un grande servizio a me e ai miei lavoratori. Tieni, questo è per te. Quanti. 600. È già meglio di la missione dell'altra volta che mi davano 100. Perfetto, quindi. I divini ti sorridono. Ma ascoltiamo anche cosa chi. Finalmente entra. Sei tu che La mia comandi famiglia qui? governa su Cartwestern da generazioni. È una rarità nel Reach per chiunque non sia un Nord. Non che questo mi porti dei benefici. I Nord credono che io lavori per i rinnegati, e i rinnegati pensano che io sia in combutta con i Nord. Naturalmente. Chi sono i Una Sangue famiglia di Argento? ladri. Gestiscono il loro impero corrotto da Markarth. La famiglia Sangue Argento possiede metà del Reach, e non avrà pace finché non lo conquisterà tutto. LOL, quindi quando farò la Vabbè. missione per i ladri, per la Gilda dei Ladri, dovrò allearmi con i Sangue Argento, suppongo, però vabbè. La miniera di Sauranac ha riaperto. Come faccio a gestire tutto questo lavoro? Ma. Qua c'è la miniera, vi do una mano io, scusa, cioè nel senso. Però forse è meglio che questo lo vediamo, cioè me lo faccio io poi in un altro momento. 3 e 2, 5. Me ne manca una. Me ne manca una. Chi manca? Manca la nuova. Che fine ha fatto la nuova? Vixen e. No, Chloe! Chloe! Mi è sparita Chloe. Vediamo se con i Twix Comments appare oppure se devo andare a riprenderla. Dov'è? Perché una volta mi è capitato, però devo andare pure a riprenderla.
Carti che era sparita. Come mai? Eliza, Vixen. Ma adesso me ne mancano due. No, Coronis. Dov'è andata Chloe? Parla! 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 Cosa stai facendo? Parla! Guarda che sono dalla tua parte! Vabbè ragazzi, è stato un piacere. Dai, ci vediamo col prossimo video, spero che questo episodio vi sia piaciuto anche se è stato un po' un tappabuchi, ma siamo andati a fare qualche gita con il cavallo giù per i dirupi e siamo morti. Guarda che barba che c'ho! Ciao! È ora di trovare un altro lavoro. È ora di trovare un altro lavoro. Ma infatti, hai qualcosa da, nelle tasche che così quasi ti... Non alla larga da me. Tu c'hai qualcosa? Non c'è un casello. Tu hai qualcosa? È ora di trovare un altro lavoro. I nostri affari qui sono... C'è stato un attacco da parte dei rinnegati qualche tempo fa. Lo Jarl ha... Vogliamo solo che quel vecchio nativo consegni la sua terra in cambio dei nostri servizi. Dopodiché ce ne andremo e tutti potranno tornare al lavoro. D'accordo? Io non sono di qui. Sono un mercenario. Non hai mai sentito parlare? Praticamente sono i padroni della città di Markarth. Noi siamo qui al Perfetto, loro servizio. Perfetto, vattene. 200 di oro? Tieni le mani a posto. Oh, guarda che ti spacco la faccia, eh. Se gli spacco la faccia succede qualcosa. Sì, succede qualcosa. Nuovo salvataggio. E noi ci vediamo nel prossimo video. Vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto l'episodio. E iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Seguitemi su Facebook, di cui il link è in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Bella. Ciao.